Mi chiamo Carlotta, ho 29 anni, vengo da Genova, ho fatto la tesi di laurea sui RSE, quindi sulle pavimentazioni tipiche genovesi. Sto praticando un tirocinio con Gabriele Gelatti, un mosaicista di Ciotoli, grazie al Costa Crociere Foundation e Fondazione Colonni con il progetto di Tradizioni per il Futuro. Abbiamo due siti dove possiamo raccogliere i ciotoli. A Vesima raccogliamo principalmente i ciotoli neri, mentre a Lavagna raccogliamo i ciotoli bianchi, i ciotoli grigi e i ciotoli rossi. Mia giornata tipo pulisco, quindi con l'aspiratore tolgo i residui di sporcizia e di polvere, poi con una spazzola la tolgo eventualmente la polvere in eccesso e poi andiamo a trapanare con dei trapani sionali. Togliamo le croste di cemento in questi buchi e con il buco che è creato tramite degli scalpelli molto affilati noi picchiamo il contorno in modo che si stacchi ulteriormente la malta indurita in eccesso. Poi lo riempiamo di malta fresca, facciamo il disegno e poi tramite le pietre bianche o nere andiamo a ricostruire il tutto. Gabriele è un insegnante a 360 gradi, lui mi insegna praticamente tutto, se sbaglio. Lui si mette lì e mi fa vedere cosa ho sbagliato, mi fa capire i miei errori e me lo fa capire in un modo comunque tranquillo. Perché a me è sempre piaciuto l'arte, è sempre piaciuto il bello. Per me è tipo fondamentale l'idea che i giovani debbano capire e studiare queste discipline.